voglia di far niente, me voglio solo rilassare. Se tu restresti io sei piaciuto, ma dimmi un po' chi te lo fa fare. So veramente vivere di saputo, so da paura, ma che ce posso fare? Cosa serve la cooperazione sociale qui in Abruzzo? Serve soprattutto a presidiare i territori interni, a dare servizi e aiuto alle persone che hanno bisogni particolari e soprattutto anche a costruire sistemi di benessere e direi anche di felicità se possibile. C'è una crescente scarsità di risorse pubbliche, come deve affrontare il mondo della cooperazione sociale questo scenario nuovo e non positivo? Sicuramente dobbiamo reinterpretarci, perché lavorare solo con il pubblico non è più possibile, perché le risorse scarseggiano e spesso il pubblico ci chiede di sostituirci alle funzioni che deve svolgere in maniera prioritaria, quindi noi dobbiamo sicuramente trovare nuovi sistemi di welfare e nuovi sistemi di servizio che non possono essere solo statali, ad esempio la ricerca di fondi altri canali, fondazioni, banche, oppure anche la valorizzazione del patrimonio delle persone e delle relazioni. Le relazioni di prossimità possono essere uno strumento per abbattere i costi dei servizi. E mi viene in mente anche sempre il discorso magari del vicinato, cosa che nelle aree interne prima esisteva, quindi magari un'ora di assistenza domiciliare può essere moltiplicata se si abbina alle relazioni del territorio, del vicinato, di un palazzo, di un appartamento, insomma, quindi può essere anche quello uno strumento che dà servizio senza che abbia un costo, se non un costo sociale di relazione, che è un valore aggiunto. Sempre più persone anziane aumenteranno e quindi l'assistenza sociale diventa un aspetto centrale, sempre più centrale. Sì, questo è un problema che già stiamo vivendo con molta difficoltà, perché tante realtà si sono buttate nell'assistenza agli anziani e stiamo assistendo anche al fallimento di tante imprese sociali o imprese profit che hanno provato a gestire l'assistenza agli anziani, quindi lì probabilmente va rivisto un po' il sistema, sia con le comunità locali ma anche con proprio il sistema delle reti familiari. La Regione ha un ruolo chiaramente importante perché comunque gestisce fondi europei che sono destinati al sociale. Che giudizio dà? No, probabilmente non è ancora un giudizio adeguato, perché i piani di zona si stanno approvando adesso, quindi non abbiamo ancora una lettura precisa delle risorse sui territori e come gli enti le ripartiranno. Sicuramente non saranno sufficienti, e questo lo sappiamo già, a coprire il fabbisogno di servizi, ma anche di attività per le persone che abitano nelle aree interne o nelle aree urbane. Quindi le risorse non saranno sufficienti, quindi bisognerà sicuramente attivare sistemi virtuosi con altri soggetti. Ora, io credo che il futuro della cooperazione sia in due momenti. Il primo è quello di rimettere veramente al centro la persona con tutte le sue esigenze, ma anche con tutti i suoi sogni, desideri. E l'altro credo sia l'importanza di dare più spazio al futuro, non tanto al passato. Tante cose sono state fatte molto bene, belle, però forse oggi in questo momento di profondo cambiamento c'è bisogno di persone che sappiano guardare con occhi diversi le cose che guardano tutti. Il tema di fondo è questo: fondi pubblici ce ne sono sempre di meno e la cooperazione sociale dipende in larga parte da fondi pubblici. Come se ne esce? Ma se ne esce credo proprio cambiando completamente il paradigma economico. Non dobbiamo più distinguere tra attività profit e non profit, ma dobbiamo fare in modo che questi due mondi si parlino e dialoghino, perché credo che appunto il segreto sia cominciare a parlarsi tra mondi diversi per dare sostenibilità economica e sociale a tutte le nostre attività. In questi tempi che richiedono trasformazioni, il futuro della cooperazione sociale sta nelle sue radici, nella capacità di riprendere il senso delle sue radici. Le radici della cooperazione sociale sono comunitarie, questo allora vuol dire immaginare i servizi non soltanto come consumo individuale, ma come capacità di mettere insieme le persone per risolvere i loro problemi.
e capacità di costruire esperienze di comunità che ci aiutino a transitare verso nuove forme istituzionali di natura economica e di natura politica. Molto interessante vedere come il capitalismo sta uscendo in qualche modo dalla crisi che lui stesso ha generato in un'idea di consumo totalmente individuale, rimettendo in campo parole che fanno parte della nostra tradizione: condivisione, valore, comunità, sono tutte parole chiave oggi della sharing economy. Ecco, bisognerebbe cercare di metterci del nostro in questa tensione che è di tutto il capitalismo oggi. Regioni come l'Abruzzo nell'arco appenninico sono connotate da ampie aree interne, paesi in via di spopolamento, ed è lì che si concentra molta fragilità sociale. Pensiamo agli anziani, ma pensiamo anche, c'è anche un alto tasso di disabilità. Ma dell'Abruzzo sottolineo due cose: uno, che è esattamente la media dell'Italia, cioè esattamente per composizione demografica, per composizione economica, per modalità geostorica, è un bel simbolo dell'Italia. Quindi secondo me questo può essere un laboratorio molto interessante dal punto di vista del modello italiano. Dall'altro, che questa, diciamo, frammentazione che c'era già dal punto di vista dei piccoli paesi, che poi si è frammentata al suo interno con le persone che se ne sono andate da questi piccoli paesi, può essere un vero laboratorio per reinventare ad esempio forme di domiciliarità, forme di autoaiuto, forme di mix tra turismo e servizi sociali, forme, penso a Chieti, di un rapporto diverso tra gli studenti e gli anziani. Cioè dovremmo cercare, mi identifico in questo caso con gli abruzzesi, di non maledire la nostra condizione, ma di cercare in queste risorse residuali un pezzo di futuro. Non bisogna giocare al rimpianto, bisogna prendere quel principio e provare a portarlo nell'oggi, attraverso anche gli aiuti che abbiamo. Il digitale, da questo punto di vista, può essere un aiuto. Penso alle esperienze bolognesi della street welfare, ad esempio, dove il Facebook è utilizzato come punto di raccordo tra i vicini della stessa via. Penso ad alcune capacità di recuperare il vicinato come diciamo, competenze diverse che risolvono problemi diversi. Certo, per fare questo dobbiamo uscire dall'idea del consumo individuale di servizi. Cerco risposte, la vita nel mio caso un po' si è divertita, ma nonostante tutto stravedo per la vita. Quante sono le domande che rimangono nel vuoto, sono veramente tante, ma io ci nuoto. E io ci nuoto. Dai tuoi pessimisti e la gente risentita, e alle facce tristi perché